Buonasera a tutti i presidenti e ai colleghi. Questa occasione di celebrazione dei 50 anni del Consiglio mi ha dato modo di rileggere e ripensare ai tanti anni di storia delle regioni in Italia e innanzitutto a questo appuntamento arrivato con 22 anni di ritardo dall'entrata in vigore della Costituzione, un caso unico tra tutte le nazioni e le istituzioni repubblicane. E in realtà il dibattito parlamentare che seguì l'entrata in vigore della Costituzione replicò gli scontri tra autonomisti e non autonomisti, il cui esito fu la paralisi temporanea del processo di attuazione. Scontro tra autonomisti e non autonomisti già presente nelle sessioni parallele della Costituente e poi che si è ripetuta in varie salse in tutti questi anni. Qualche accenno l'ha fatto il collega che mi ha preceduto. Per stare proprio all'attualità bisognerebbe aggiungere anche un passaggio tra un partito che voleva l'autonomia e si è riscoperto sovranista. Ma non volevo arrivare lì. In realtà, a rileggere poi dal 70 ciò che è accaduto nei primi anni, per esempio i volumi sugli statuti regionali, diciamo rileggendolo si comprende bene lo scotto che i primi consigli regionali, e qui ne abbiamo dei testimoni, pagarono a causa della loro istituzione, che si tradusse in una manifesta ostilità da parte dei ministeri all'attuazione effettiva dell'ordinamento regionale, un vero e proprio sabotaggio. Per anni le regioni hanno vissuto questo sordo scontro con il governo centrale, la cui massima espressione sono i continui ricorsi alla Corte Costituzionale in un conflitto di attribuzioni. In realtà la difficoltà per le regioni di uscire dal cono d'ombra, soprattutto dopo la riforma costituzionale del 2001, ha indotto spesso a chiedersi se il perno del decentramento territoriale dovesse continuare a ruotare intorno a questa istituzione, le regioni, ovvero se fosse necessario mutare completamente il modello. Tuttavia, a mio modo di vedere, di regioni abbiamo bisogno e ciò di cui occorrerebbe discutere è di quale regione necessita oggi il sistema. Sicuramente abbiamo bisogno di regioni in forza del dato formale della loro previsione costituzionale, ma anche per la scala territoriale che potrebbero impersonare, che in parte impersonano, nella coregolazione di determinate politiche ed interessi. Sicuramente tutto il terreno dei diritti del welfare, dai servizi sociali all'istruzione, alle politiche attive del lavoro. Poi per la presenza radicata di soggetti del sociale che nella dimensione regionale investono capitali economici ed umani, per la naturale responsabilità politica ed economica che lega gli amministratori ai loro territori e ancora per l'esigenza di un regolatore del traffico istituzionale, sempre più intenso e ormai in grado di intasare qualunque percorso attraverso la selva non solo degli enti competenti territoriali e funzionali su qualunque questione, ma altresì dei procedimenti e delle procedure messe in atto dagli stessi. Infine, le regioni possono costituire la taglia territoriale ottimale per le dotazioni infrastrutturali, tra cui certamente trasporti, comunicazioni, energia, istruzione, ambiente e sanità. Ma un'altra sfida, secondo me, del nostro tempo è costituita da quella che negli ultimi 20 anni e qualcosa in più, è costituita dalla globalizzazione, dai processi che hanno accompagnato la globalizzazione. La riscoperta di una dimensione locale è frutto di un bisogno di ritorno alle radici, di reagire a processi di omologazione culturale a livello planetario, ma non basta fermarsi a questa constatazione. È soprattutto la dimensione globale dell'economia e quella locale che si richiamano a vicenda. L'espressione glocal richiama efficacemente questo intreccio. E così una modernizzazione, un cambiamento dell'economia si è accelerato e abbiamo visto il passaggio da un'impresa fordista a un modello di impresa a rete in cui le regioni hanno un ruolo fondamentale. E poi le grandi sfide costituite dall'ambiente o dalle sfide sociali. Sappiamo bene che aria e acqua non conoscono confini, ma partono da scelte locali, quello che poi si riversa anche al nostro fianco e accanto
a chi abbiamo. E poi la grande funzione civica e democratica di partecipazione che le regioni possono avere. Direi, per concludere, perché questi 5 minuti sono volati, Presidente, credo che non solo perché questa regione ha la mia età, ma credo che le potenzialità del sistema regionale sono ancora largamente inesplorate e credo che la grande forza di questa istituzione si possa ancora possa ritrovare oggi un particolare slancio, perché nella storia è stata troppo costellata da difficoltà, mancate occasioni, e oggi in questo processo di modernizzazione le regioni potranno svolgere un ruolo principale. Grazie. Grazie Simeone.